Cari amici, ciao a tutti e bentrovati sul canale della Rasatura del Neofita. Quest'oggi volevo parlarvi della differenza tra aftershave e la colonia che utilizziamo quotidianamente durante le rasature. Ebbene, questi due prodotti apparentemente danno la stessa sensazione, nel senso che hanno un grado alcolico e hanno una fragranza che profuma, però in sé c'è una grossa differenza. Io partirei un attimo con la storia un po' della colonia, che poi è molto antica. La colonia sostanzialmente è un macerato che contiene una fragranza profumata e dell'alcol. Ebbene, spesso nel post, anzi rasatura, utilizziamo questi due prodotti e magari non siamo in grado, per mancanza di informazione più che altro, degli stessi produttori e non siamo in grado di capire quale utilizzare e perché. Dunque, sostanzialmente la differenza tra i due prodotti, che possono essere un aftershave oppure una colonia come questa, la 4711, che è molto famosa, quindi la conosciamo tutti. L'aftershave è un brut, però potrebbe essere un qualsiasi altro aftershave. Hanno in sé una preparazione che è una funzione ben diversa, che è sempre quella di profumare, però l'utilizzo è più specifico nell'aftershave. Perché questo? Sostanzialmente l'aftershave consiste in una preparazione alcolica o anche non, perché ci sono anche degli aftershave che non sono alcolici, sono dei tonici, quindi non hanno grado alcolico, però hanno una funzione lenitiva. Allora, l'aftershave sostanzialmente, e parlo al giorno d'oggi, perché questo? Apro una piccola parentesi, non tanto per dilungarmi nel discorso, ma per chiarire un po' meglio. Al giorno d'oggi la colonia e l'aftershave hanno delle gradazioni alcoliche piuttosto alte, quindi sembra quasi che si faccia a gara a chi è più alcolico, no? E lo riconosciamo perché quando utilizziamo l'aftershave o la colonia sentiamo proprio il bruciore, sentiamo l'efficacia di questi prodotti proprio per la tonalità alcolica che hanno. Quindi si è persa un po' la natura del prodotto. La colonia, per esempio, dovrebbe essere di circa 30 gradi alcolici. Invece al giorno d'oggi ci troviamo con una categoria ben più alta. Abbiamo delle colonie da 70-80 gradi di potenza alcolica, quindi molto, molto diversa da quella che è la funzione e sostanzialmente quella che fu alla sua nascita l'intento, no? Era quello di profumare in modo delicato. Al giorno d'oggi la colonia è molto, molto di grado alcolico molto alto e molto persistente. Vabbè, chiusa questa parentesi, stavo parlando dell'aftershave. L'aftershave in sostanza è una preparazione alcolica o non, che ha delle funzioni, è un preparato in sostanza, quindi ha delle funzioni lenitive per il post barba. Quindi
Questo perché? Perché contiene alcol, oppure come abbiamo detto anche non alcol, perché è un tonico, non contiene dell'alcol, ma ha la funzione di lenire il post rasatura perché è addizionato di un rinfrescante e anche di un olio. Sì. Perché molti prodotti contengono degli oli, delle paraffine o addirittura dei siliconi. Ecco, questo lo potete notare nei prodotti magari di gamma molto alta, ci sono dei siliconi. Ecco che il silicone, che cosa fa? Quando voi lo utilizzate, dà quell'aspetto di perfezione, di pelle come se fosse una cera. È come se il vostro viso fosse fotografato e fosse una cera perfetta. Ecco, questo è l'effetto del silicone. E non che faccia benissimo, per carità, non è un prodotto che fa bene il silicone. Guardate pure gli ingredienti sempre che costituiscono questi prodotti perché fanno la differenza. Ecco, quelli che vogliono farvi sembrare più belli sostanzialmente contengono anche delle sostanze che sì, pur abbellendovi, però non fanno benissimo alla pelle. Comunque, la funzione dell'aftershave è quello di è un preparato sostanzialmente per il post barba, quindi è quello di profumare, però ha questo suo fattore lenitivo, rinfrescante, quindi olio, aggiunta di olio. Aggiunta di rinfrescanti, che può essere l'eucalipto. Avete sentito molto spesso il Floyd, no? Floyd che è molto rinfrescante, ha questa nota molto forte, per esempio nel vigoroso. Vigoroso è molto vigoroso, no? È molto rinfrescante, ha questa nota di mentolata molto forte. Ecco, questo è il dopo barba, è la funzione del dopo barba, quello vero, no? Quello che ha un grado alcolico molto alto, però ha anche degli oli aggiuntivi e anche questa nota mentolata. Mentre invece, e quindi appunto, l'aftershave ha la funzione del post barba, quindi non è che possiamo usare l'aftershave o dovremmo usare l'aftershave quando abbiamo, cioè dopo una sessione di rasatura. Sarebbe pressoché inutile utilizzarlo dopo, cioè in una mattina in cui non ci siamo rasati il volto. Ecco che questa differenza che non è chiara al giorno d'oggi. E niente, questo per quanto riguarda l'aftershave. La colonia ha una funzione assolutamente di profumare. Quindi la colonia non ha delle proprietà lenitive, non è fatta per rinfrescare il viso. Una colonia è fatta sostanzialmente per profumare, quindi la possiamo utilizzare anche quando non ci radiamo e soprattutto può essere utilizzata a mezzo busto, quindi noi la possiamo utilizzare anche sul corpo la colonia, cosa che magari con l'aftershave non facciamo chiaramente, perché l'aftershave è una preparazione post barba, ha degli elementi lenitivi e rinfrescanti che al corpo possono non servire, cioè se,
sarebbero pressoché inutili. È inutile profumare il corpo con un aftershave, un dopo barba. Mentre invece la colonia interviene in questo caso. Inutile parlare di grado alcolico perché la differenza odierna al giorno d'oggi ormai si è persa, quindi una colonia può avere tranquillamente 70-80 gradi, come ci sono aftershave che ne hanno altrettanti, quindi non c'è più questa differenza alcolica. Al giorno d'oggi c'è di tutto un po', quindi le case che producono questi articoli non mantengono più ma anche perché non c'è più necessità di mantenere la vecchia tradizione, no? Dell'acqua di colonia da 30 gradi, che era un'acqua profumata sostanzialmente, ma al giorno d'oggi abbiamo delle gradazioni molto alte, quindi la differenza non è più nella gradazione, ma nell'addizionalità di sostanze lenitive. Quindi lenitive e rinfrescanti, cose che esistono negli aftershave, ma che non ci sono nella colonia profumata. Quindi la colonia la possiamo utilizzare per profumarci, mentre invece l'aftershave serve come trattamento post rasatura. Questa è la grossa differenza tra i due prodotti che volevo trasmettere, che ho capito io e volevo comunicarvi. E niente, lascio a voi questi due prodotti, fantastici tra l'altro. Cari amici, un grosso saluto da Mauro, dal canale della rasatura del Neofita, e a presto per un nuovo video. Ciao!